Buonasera ragazze, video un po' diverso dal solito, video esperimento pizza, perché appunto voglio provare la nuova, nuovissima planetaria che abbiamo preso pochi giorni fa. Se non avete visto lo spacchettamento, ragazze, andate a vederlo perché io e Riccardo siamo veramente impazziti, lui specialmente, lo sapete, lo conoscete, fa morire da ridere, quindi se non avete visto il video ve lo lascio qui sopra o anche nell'info box, sperando di ricordarmene perché puntualmente me lo dimentico, ma siete abituate ai miei errorini, le mie dimenticanze. E niente ragazze, quindi mi sono insomma legate i capelli. Proprio per preparare questa pizza, spero che sia un top e non un flop. Insomma, cerchiamo di far felici sia Federico che Riccardo, appunto, con questa pizza. E mi devo anche sbrigare perché ha bisogno almeno di 2-3 ore di lievitazione. Quindi sono un po' giusta giusta con i tempi, quindi bando alle ciance, come dico sempre, vi mostro tutti gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta. Allora ragazze, per preparare la pizza vi occorreranno 500 g di farina. Io ho fatto 250 Manitoba e 250 00 perché ho letto, appunto, mi sono un po' informata prima di provare a fare la pizza perché a me, ragazze, non veniva mai fatta a mano, soprattutto l'impasto era sempre un po' gommoso, non riuscivo a stenderla bene, quindi sono curiosissima di vedere se con la planetaria sarà un grande successo, io me lo auguro veramente, però questa è una ricetta che ovviamente potete fare tranquillamente anche senza planetaria. Quindi 500 g di farina, io ho fatto metà Manitoba, metà 00. Poi vi servirà una bustina che equivale a un cubetto di lievito di birra, quindi pizza, io ho utilizzato questo della Pane Angeli, pizza bella alta per non rischiare che sia insomma la solita spianata che mi veniva e quindi insomma vediamo come ci troviamo con questa. Poi vi serviranno 7 grammi di sale fino che ho messo qui dentro, ovviamente ho pesato tutto con la mia bilancina mela di Casanova. Poi vi servono anche 300 ml di acqua e poi infine vi servono 50 grammi di olio extravergine che ho messo anche qui. Adesso ho messo tutti gli ingredienti divisi per farvi vedere bene la ricetta, però la cosa bella della planetaria è che è andata a sporcare poi solo il cesto, quindi vi basterà mettere gli ingredienti all'interno e è andata a sporcare meno ciotole, meno cose. Però ci tenevo a farvi vedere bene tutto e poi manca ancora un cucchiaino di zucchero che andrò ad aggiungere poi una volta inserito il tutto nella planetaria. Dimenticavo appunto di dirvi che come attrezzo per la planetaria vi servirà il gancio, ovviamente, quindi si va ad attaccare qui in questo punto e quindi niente, ora lo vado a inserire. Allora, tanto per cominciare vado a premere il gancio e a tirare su la parte del motore della planetaria e le attacco il gancio. Così. E poi andiamo a mettere per prima cosa il lievito con il cucchiaino di zucchero. Successivamente andiamo ad aggiungere i 500 g di farina. Poi procediamo mettendo i 50 g di olio. E i 7 g di sale, che sono circa un cucchiaino. Una volta inseriti tutti gli ingredienti, andiamo ad abbassare la testa della nostra planetaria con il gancio appunto inserito e iniziamo ad azionare la velocità più bassa, quindi la 1, e mentre girano gli ingredienti andiamo ad aggiungere piano piano la nostra acqua. Ok.
volta che vedete che l'impasto si stacca dai bordi della vostra ciotola, alzate la testa della planetaria e andate a staccare l'impasto dal gancio. Eccolo qua. Lo lavorate ancora un pochettino con le mani, magari aiutandovi con un goccino d'olio, e poi andate ad ungere la vostra ciotola e la lasciamo lì a lievitare. Una volta messo il vostro impasto nella ciotola, andate a coprirlo con un canavaccio o con della pellicola e lo lasciate riposare dalle 2 alle 3 ore almeno. Eccoci qua ragazze, sono passate praticamente quasi 3 ore e devo dire che da una pallina minuscola, contando che è una ciotola molto profonda da 5 litri, ha lievitato praticamente per metà ciotola, forse anche qualcosina in più. Visto che tra poco dobbiamo cenare, io adesso inizio a stenderla, metto un filino d'olio qua sulla mia teglia e inizio a stenderla e la copro ancora per qualche minuto, nel mentre mi preparo la passata di pomodoro per farcirla, la mozzarella me la taglio a cubetti, insomma mi preparo un attimino e nel frattempo la lascio lievitare ancora un pochettino in teglia. Prima teglia fatta. Adesso la copro con un panno, così la lascio lievitare qualche minuto. Vedo se con l'impasto rimasto riesco a fare ancora una tegliettina così e mentre appunto lievita ancora un pochettino in teglia vado a preparare la salsa. Qui c'è la seconda, ora copro anche lei e vado veramente a preparare le cosine per farcire le due pizze. Cubettini di mozzarella tagliati, rondelline di Wurster e qua abbiamo la nostra salsa. Qua ho ancora un pezzettino di formaggio, se non dovesse bastare, vabbè, qua ci sono bottiglia di pomodoro e queste speziette qua, miscela di spezie della Provenza che mi piacciono nel sughetto quando faccio i salatini, le pizzette o la pizza, che non mi è mai venuta, come vi accennavo, bene. Questa già mi promette bene perché l'ho tirata su e l'impasto mi sembra veramente molto meglio di tutte le altre volte. Quindi niente, direi che vado a farcire e inforniamo a 180. Io ho la funzione proprio pizza per il forno, quindi è comunque ventilato, 180-200 per un quarto d'ora, insomma. Fornato la prima e non sembra niente male perché sembra croccante fuori, ho guardato al centro ed sembra soffice, dopo la tagliamo. Sicuramente la prossima volta metterei mozzarella fresca e non pizzottella perché tende un po' a bruciacchiarsi troppo, non lo so. Secondo me è meglio la mozzarella fresca, la prossima volta proverò con la mozzarella fresca e non con quella, diciamo, sottovuoto proprio apposta per pizza. Perché non lo so, mi dà l'idea di essere un po' più bruciacchiosa. E niente, adesso vediamo l'altra che è in forno, che in teoria è un po' più carica, un po' più piena, solo che avevo solo una confezione di mozzarella. Vediamo con la seconda. Ragazze, vi giuro che è la prima volta che dentro mi viene così. Tutte le altre volte in mezzo era cruda, quindi sono strafelice, veramente. Ragazze, sto facendo una prova assaggio. Ancora fumante.
Sto facendo un assaggio. È venuta perfetta. Vieni ad assaggiare. Croccante fuori e morbida dentro, come piacciono a noi. Dimmi un po'. Buona. E vai, ho imparato a fare la pizza. Quando è sempre stata buona? Ma quando mai? Era cruda.